Se l'intuizione dell'archeologo Ausilio Priuli troverà conferma nei dati di scavo e nei rilievi anche con uso di droni tra Monte Guglielmo e il Maniva, oltre 3.000 anni fa c'era una fiorente civiltà di villaggi, percorsi, pascoli, attività di scambio intervallivo, individuabili in chiare tracce che si possono vedere solo nell'autunno inoltrato, quando l'erba è molto bassa e la neve ancora non copre il terreno. Il caso più evidente è il complesso del grande Barek di Bassinale, che custodisce mille segreti e forse anche un grande mistero. Sono stati realizzati a partire dal Neolitico finale, ma soprattutto durante l'età del bronzo e poi con continuità fino quasi ai nostri giorni. Sopra il Barek, la scoperta di Priuli, dovuta alla lunga esperienza dei giorni trascorsi a camminare sui monti e alla capacità di collegamento tra segnali del terreno, c'è un villaggio preistorico. Tra Malga Bassinale Alta e Malga Bassinaletto c'è questo Barek che si sovrappone ad un'enorme struttura in pratica di case a schiera. Probabilmente sono oltre 9, almeno 9 sono quelle che si possono agevolmente individuare, ma forse sono di più, e appartenenti a tante fasi diverse, una parallela all'altra, una collegata all'altra per un'estensione di oltre 120 metri. Ma la scoperta più sensazionale sarebbe nel fatto che questo villaggio è costruito a schiera, a terrazzamenti, con gli ingressi alle case in pietra e forse legno, rivolte là dove sorge il sole. In questo momento ci troviamo all'interno delle tracce di una struttura che era interrata, quasi totalmente interrata, della quale si individuano le tracce dei muri perimetrali, il muro di fondo, i muri laterali, con un ingresso rivolto verso est. Questo è il crollo in pratica del muro di fondo. E questa struttura probabilmente è protostorica, quindi di oltre 2000 anni fa, ma ovviamente solo l'indagine stratigrafica permetterà di appurarne l'effettiva datazione. Ma scoperte e intuizioni hanno bisogno di conferme. In questi giorni, prima che la neve faccia il suo dovere, Priuli è in costante ricerca di tracce per ricostruire quello che forse è stato il più grande insediamento in alta quota di tutte le Prealpi Orobie.